BasicNet e Politecnico di Torino celebrano oggi due date simbolo. Nel 1968 l'inventore Douglas Engelbart tenne la prima dimostrazione pubblica dell'uso del mouse e dell'interfaccia grafica, e nel 1983 la Apple presentava il suo primo personal computer con interfaccia grafica, il Lisa. Un duplice compleanno festeggiato oggi, 9 maggio 2013, nell'Aula Magna in concomitanza con la terza accensione dell'Apple 1, che il presidente di BasicNet, Marco Boglione, si è aggiudicato a un'asta di Christie's nel 2010, e il 30° compleanno del mouse, un focus su eventi e testimonianze del passato, presente e futuro dell'interfaccia uomo-macchina, dalle prime schede perforate fino ai futuri computer comandati dalla mente. Di fronte a un pubblico di studenti, appassionati, specialisti e semplici curiosi, Massimo Temporelli, curatore di Basic Gallery, ha presentato i relatori dell'evento: Marco Boglione, presidente BasicNet, Albert Werbrook, informatico e fisico, Raffaele Meo e Bartolomeo Montrucchio, informatici Politecnico Torino, Jean-Daniel Nicot, informatico Politecnico Losanna, Alessandro Vato, ricercatore Istituto Tecnologia Genova. Dopo gli interventi dei relatori, la parola è passata ai gruppi di lavoro. Per l'accensione dell'Altair 1975, le classi terza, quarta e quinta dell'Istituto Feltrinelli di Milano. Gianfranco Albis, Gabriele Seleri e Claudio Parmigiani per l'accensione annuale dell'Apple 1 1976. E Elisabetta Lito, Danilo Alberto, Fulvio Cambiotti per l'accensione dell'AISA 1983. Tutte e tre le macchine hanno risposto positivamente alle procedure di accensione e di calcolo. Le migliori invenzioni, le migliori innovazioni si dimostrano tale, si affermano, se alla fine si affermano sul mercato. Invito soprattutto a voi giovani, è Think Different, 100%, assolutamente sì, ma anche sempre Think Business.